Grazie gentilissima Patrizia, continuiamo il nostro viaggio nei caffè storici. Oggi parliamo del caffè Pedrocchi di Padova, di fama internazionale, chiamato anche il caffè senza porte ed è uno dei simboli della nostra città. Il fondatore è stato un signore bergamasco, Francesco Pedrocchi, che nel 1772 apre questa attività in una zona strategica, vicino all'università, al comune e alle piazze della frutta e delle erbe. Il locale sarà frequentato da studenti, docenti, intellettuali, uomini d'affari e borghesi. E l'attività va molto bene. Alla sua scomparsa succede il figlio Antonio Pedrocchi, una persona che dedica la sua vita alla gestione del caffè e di eccezionali capacità imprenditoriali. Il suo obiettivo è quello di ampliare il locale ed è così che presenta un progetto alle autorità comunali per la torrefazione, per l'ambiente, per la conservazione del ghiaccio e per la mescita delle bevande e sarà così lo stabilimento del Pedrocchi. Per il progetto incarica l'architetto Giuseppe Iappelli, che avrà il compito di rendere armonioso la struttura già esistente con le nuove esigenze. Realizza così un fabbricato di stile neoclassico, la facciata è costituita da due porticati con logge di stile dorico. Ma il capolavoro degli Iappelli sarà il Pedrocchino, che è un corpo aggiunto di stile di neogotico e questo locale era destinato alla offelleria, cioè alla pasticceria. Il locale piano terra si compone di tre sale, sala bianca, sala rossa e sala verde. L'ospitalità che riservava Antonio Pedrocchi era tutta particolare perché alla sala verde potevano accedere persone che non avevano obbligo di consumazione. C'era acqua per tutti, c'era qualche volta anche una presa di tabacco e in caso di piogge improvvise prestava anche l'ombrello. Si accede al piano superiore, piano nobile, attraverso un imponente scalone e qui ci sono 8 stanze riservate, erano destinate a feste, a incontri, a convegni. Un altro locale, chiamato ridotto, era più riservato e destinato ad altre persone ancora. Caffè Pedrocchi, quindi ecco un simbolo che è stato così apprezzato in questi anni e che alla morte di Antonio Pedrocchi, come dicevamo, ha dedicato la sua vita, non aveva neanche figli e lascia in eredità questo locale al figlio di un suo dipendente, Domenico Cappellato, e anche lui si impegna a mantenere alto il prestigio del locale. A sua volta Domenico Cappellato lo lascia in eredità al comune con l'impegno sempre di conservare un buon nome del locale. Ricordiamo che sino al 1916 il locale era aperto sia di notte che di giorno. Poi ancora, quella che è stata la bevanda caratteristica che è tuttora, è il caffè alla menta, una bevanda eccezionale, ma ricordiamo anche lo zabaione di Stendhal che lo scrittore amava moltissimo. Quindi un caffè di importanza straordinaria per valore storico, ma che ogni turista che arriva a Padova non può che apprezzare la bellezza e la sua monumentalità.